Ok, vediamo come sviluppare la nostra prima applicazione Node.js basata su JWT. Sarà proprio un'applicazione molto base, senza neanche connessione al database né niente. Vedremo proprio solo come ottenere un token JWT e come appunto utilizzarlo per avere un permesso di accesso. Prima cosa, creiamo la carta della nostra applicazione, nel mio caso demo, andiamo in demo e inizializziamola npm spazio init. Se volete compilare, compilate pure, essendo per me solo una demo, lascio tutto così. Andiamo a installare la prima libreria, che dovrebbe essere JSON Web Token, quindi npm install JSON Web Token. Ok, poi andiamo a installare Express, npm install express -- save e ok. Ora apriamo il nostro editor, nel mio caso Visual Code, e andiamo appunto a scrivere la nostra applicazione. Ok, all'interno della mia cartella demo creo un file chiamato app.js e ora andiamo a richiamare la nostra libreria Express, quindi const app uguale require Express punto virgola. Poi andiamo a richiamare appunto la nostra libreria JSON Web Token, quindi const JWT uguale require JSON Web Token. Poi definiamo la nostra Scusate, la nostra variabile app deve invece chiamarsi Express. Poi invece andiamo a definire la costante app, const app uguale Express punto virgola. Anche qua abbiamo dimenticato il punto virgola. Ok. Ora andiamo a richiamare la nostra prima pagina app get tra parentesi slash api. Quindi questa sarà la prima pagina che incontreremo quando ci connetteremo, quindi req come per request e res come response. Response vogliamo un JSON. Con un message benvenuto. Poi andiamo a creare un secondo indirizzo che però dovrà essere post e non get. E lo chiameremo api slash pagina protetta
qua mettiamo benvenuto nella pagina protetta e poi andiamo a inserire un secondo indirizzo posta che chiameremo login benvenuto nella sezione login. Ora, come vedete, queste tre pagine sono entrambe, sono tutte e tre ovviamente accessibili dall'esterno. Questo per il semplice motivo appunto che non abbiamo ancora sviluppato il sistema di autorizzazione, che invece andremo a sviluppare ora. Quindi, per prima cosa andiamo a creare un'altra variabile costante che chiameremo secret key uguale, e qua gli possiamo passare appunto una chiave che poi verrà usata per generare, che sarà la chiave di criptazione che servirà poi come base per generare appunto il nostro token criptato. Ovviamente in un sito in produzione questa chiave può essere archiviata in un apposito file nascosto, in una variabile d'ambiente e non appunto in un modo così palese qui nel codice. Io lo faccio qua solamente perché appunto questo è un tutorial, quindi per rendere la cosa più comprensibile. Qui quindi possiamo mettere qualsiasi cosa come chiave segreta sopra la panca. La capra canta sotto la panca la capra crepa. Ok, ora andiamo nella nostra sezione di login. Nella nostra sezione di login, quindi qui andiamo intanto cancelliamo qua il restjson che per adesso non ci serve, creiamo una costante chiamata user uguale, aperta graffa, qua gli passiamo un id. Poi passiamo uno username demo, no, facciamo user demo e una password ovviamente qua gli stiamo passando a mano. Il tutto invece potrebbe essere fatto tramite appunto una connessione al database dove abbiamo già storato appunto in fase di registrazione eccetera i nostri utenti, ma come vi avevo detto all'inizio qui non useremo né database né niente perché è solo proprio per mostrare la base del sistema JWT. Poi magari in prossimi tutorial vedremo anche come implementarlo appunto con database, area di registrazione eccetera eccetera, insomma. Quindi qua abbiamo definito il nostro utente, ora facciamo jwt.sign aperta tonda, gli passiamo appunto i nostri valori utente, virgola, gli passiamo la nostra secret key, gli diciamo il tempo di durata del token, possiamo mettere 60 second, quindi 60 secondi, quindi dopo 60 secondi il nostro token non sarà più valido e dovrà essere rigenerato. Ovviamente in un sito in produzione
si metteranno magari 60 minuti o qualsiasi durata insomma si vuole. Appunto la lunghezza si può definire appunto in s per secondi, m per minuti e probabilmente un h sarà un'ora, eccetera. Dopo basta andare comunque sul sito del JSON Web Token, della libreria JSON Web Token per vedere le varie possibilità, insomma. Poi deve ritornare un R o un token. Graffa, punto virgola. Vabbè, qua abbiamo dimenticato un po' di punti e virgola per strada. Ok, quindi qui dentro ci deve quindi ritornare un response JSON. Con un token, quindi ci deve ritornare il token. Ok, quindi possiamo già, credo, quella parte qua possiamo già andarla a testare, e per testarla insomma ci sono vari modi. Uno di quelli è usare Postman, che credo sia un plugin incluso in Chrome. Io su Ubuntu ce l'ho disponibile come app, e quindi andiamo a provare a mandare una chiamata ad API Login. Quindi per prima cosa guardiamo che la nostra app funzioni. Facciamo partire il terminale node app.js e ci ritorna errore. Guardiamo che errore ci ritorna. Invalid shorthand probably initialized user demo, username one user demo, ci ritorna errore. Perché ci ritorna errore? Forse bisogna mettere gli apici. Guardiamo, apice, apice, apice. Apice, proviamo a vedere se adesso riparte. Ancora errore. Allora, riga 26. Vediamo perché ci dai errore, perché dovevamo mettere i due punti e non l'uguale. Ok, allora andiamo a far partire il nostro Postman e guardiamo che cosa otteniamo. No, scusate, prima del nostro Postman dobbiamo far partire il nostro server, quindi qua sotto dobbiamo fare un app.to listen, lo facciamo girare sulla porta 3000, virgola, stampiamo un messaggio che ci dica che il nostro server sta girando, quindi server attivo sull'indirizzo http://127.0.0.1 2.3000. Quindi proviamo a farlo andare, Node.js, ok. Quindi ora il nostro server sta girando, quindi possiamo connetterci con Postman e andare a vedere se sull'indirizzo 127.0.0.1 2.3000/api/login ci ritorna il token.
Quindi una volta dentro il nostro Postman selezioniamo appunto una chiamata post, inseriamo il nostro indirizzo 127.0.0.123000/api/login, facciamo send, un invio e come vedete qui nel body troviamo appunto il nostro token. Se lo richiamiamo ce ne ritorna uno diverso. Vediamo se qua forse si capisce di più. Come vedete il token cambia sempre ad ogni richiesta. Se invece andiamo su api get, che è il primo indirizzo che abbiamo inserito, ci ritorna il messaggio benvenuto. E se andiamo su api slash pagina protetta, invece ci ritorna ok, con get non ci ritorna niente perché in realtà nel nostro codice abbiamo inserito una chiamata post, quindi chiamata post, benvenuto nella pagina protetta. In realtà noi qua non dovremmo poter entrare in quanto non gli abbiamo passato il token. E ora quindi andremo a inserire il sistema di validazione e di protezione di questa pagina, che quindi ci permetterà di accedere a questa pagina solo ai contenuti di questa pagina, solo tramite il passaggio, il trasferimento del token. Quindi, per farlo dobbiamo creare una funzione chiamata verifica token o verify token. Il nome della funzione possiamo decidere, cioè potete chiamarla come volete, insomma. Allora, andiamo a metterla qui sotto, quindi function verify token deve appunto ricevere una request, una response e poi gli mettiamo un next, ok, aperta graffa. Creiamo una costante chiamata bearer header che dovrà essere uguale a request rec.headers. Authorization punto virgola ok, quindi dobbiamo dire if un else, ok, quindi if type of bearReader è diverso da undefined, quindi se il bearReader è dobbiamo creare una costante const bearer che dovrà essere uguale a bearheader punto split uguale spazio. Questo perché in realtà il token che gli passeremo sarà preceduto dalla parola bearer, quindi dobbiamo dirgli che appunto deve essere splittato e che noi vogliamo ottenere solo la seconda parte di questa stringa, quindi non la scritta bearer ma ma il token, perché in realtà noi gli manderemo un messaggio chiamato bearer
spazio token e quindi dobbiamo solo andarci a prendere il token che quindi sarà nella posizione 1 di questo oggetto, quindi dobbiamo creare una costante, aspetta, possiamo mettere un punto virgola, credo, const bearer token, la chiamiamo uguale e sarà bearer posizione 1 partendo a contare dallo 0, quindi diciamo che non vogliamo la scritta bearer ma solo il token. Quindi rec.token uguale a bearer token.virgola. Ok, e poi mettiamo il nostro next e punto virgola. Mentre qui nell'else gli andiamo a dire che se il token non è corretto ci deve ritornare lo status send status, send status 403. Qui dovremmo avere tutto, sperando di non aver fatto qualche ennesimo errore di battitura. Non ci resta che andare a inserire il verify token nella nostra qui nel dove chiamiamo, dove definiamo la nostra pagina protetta. Quindi dopo pagina protetta, prima del recress, andiamo appunto a mettere la nostra verify token che quindi va a proteggerci la pagina e a verificare appunto che ci sia un token e che il token che gli stiamo passando sia corretto. Guardiamo se qua c'è tutto. Ok, quindi verify token, qua glielo passiamo. E quindi cancelliamo anche qui il nostro REST.JSON e andiamo a inserire un JVT.verify, che quindi andiamo a verificare il nostro token, verify rec.token, virgola, secret key, gli andiamo a passare la secret key appunto per permettergli di decifrare il nostro token. R virgola out data if R, allora quindi if R, quindi se il token non è valido, non c'è res, ritorna lo stato, quindi res.send status 403, else altrimenti ci puoi restituire un rest JSON con message benvenuto nella pagina protetta, la tua autorizzazione è valida. Virgola, e qua gli ripassiamo la variabile outdata. Ok, qua mettiamo un punto virgola. Dovremmo avere tutto, a parte una pessima indentazione. Ok.
Ok, dovremmo avere tutto, quindi proviamo a rilanciare il nostro server, vediamo che non ci dia errori. Errori qua non ce ne ha dati, quindi non ci resta che tornare su Postman e mandargli appunto prelevare il token e poi mandarglielo e vedere se ci fa accedere. Ok, allora, prima proviamo a connetterci a pagina protetta senza il token, facciamo un invio e ci ritorna forbidden appunto. Quindi il sistema di protezione funziona, non ha visto il token e quindi non ci fa entrare. Ora andiamo appunto a prendere il nostro token, quindi 127.3000 login, sempre una chiamata post, send, ok, copiamo quindi il nostro token. Torniamo qui in pagina protetta e andiamo a vedere dove passargli il token. Vediamo come si fa. Allora, headers, ok. New key, la chiamiamo autorizzation. Autorizzation. Come valore gli mettiamo bearer token. Send, e come vedete ci ha fatto entrare. Messaggio: benvenuto a una pagina protetta, la tua autorizzazione è valida. E poi ci passa appunto i nostri dati utente, quindi username ID1, user demo, password, la nostra password e appunto quanto la scadenza del nostro token appunto. Ok, al nostro token abbiamo ammesso la durata di 1 minuto, quindi guardiamo. Infatti, come vedete, ci ha ributtato fuori perché è passato 1 minuto e il nostro token non è più valido. Quindi torniamo in API login, andiamo a prenderci un altro token. Ok. Torniamo qua. Nel nostro bearer rincolliamo il nuovo token, invio, send e siamo rientrati, quindi per 1 minuto avremo di nuovo accesso e poi via così. Ovviamente questo perché abbiamo messo come durata un minuto 60 secondi, ovviamente la durata basta andare nel nostro codice come abbiamo visto prima e ampliarla. E niente, come abbiamo visto questa non è una prima applicazione molto semplice in cui usiamo il JWT. E magari in futuro faremo dei tutorial su come utilizzarla, magari anche con un database MySQL o MongoDB, eccetera, insomma. E niente, se questo video vi è piaciuto mettete un like, se volete seguite il canale, e niente, ci vediamo ai prossimi tutorial.